saluto a voi che state seguendo questo video, che state visualizzando questo video sul canale della Facoltà Teologica di Cagliari. È un enorme piacere poter offrire questo contributo in una sede accademica per me familiare, in cui ho iniziato il mio percorso di studi, e che oggi mi vede presentare un lavoro di ricerca sui temi del messianismo filosofico, su cui ho dedicato la tesi dottorale, il lavoro dottorale degli ultimi anni. Il tema è tema interessante, che richiama un intreccio profondo tra filosofia e morale e filosofia della religione, ma anche proprio tra i due nuclei del pensare, ecco, religioso e del pensare sull'agire. Il lavoro che mi ha visto impegnato in questi anni, ha preso in esame soprattutto il messianismo in tre autori, specialmente due, ma due che poi sono stati riletti da un terzo. E si tratta di Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, e poi la rilettura del loro pensiero come è stata portata avanti da un pensatore ebreo di scuola analitica, che è Hilary Putnam. Si tratta di un lavoro che ha cercato di mettere in evidenza il duplice intreccio tra filosofia della religione, tra pensiero messianico e filosofia morale, proprio perché la grande intuizione che risiede nel pensiero di questi autori consiste proprio nel comprendere come non ci sia un vissuto religioso, soprattutto all'interno della religione ebraica, che non abbia poi delle ricadute anche nella vita morale, nell'etica che accompagna ogni ambito dell'agire umano. È una prima cosa che dovremmo sempre ricordare quando parliamo di messianismo filosofico riguarda l'origine di questo pensiero. Quando è stato formulato per la prima volta? Quando si è determinata la costituzione di questo nucleo concettuale? Bisogna risalire a fine 800 o primi del 900, quando in Germania Hermann Cohen dà vita a questo tipo di pensiero. Quando rilegge il messianismo, questo nucleo così importante della tradizione ebraica, non soltanto da un punto di vista religioso, non soltanto da un punto di vista confessionale, ma lo apre proprio anche sulla scorta dell'emancipazione, di quel movimento che vedeva l'ebraismo inserirsi pienamente nella vita culturale e filosofica della Germania. Sulla scorta di quel movimento, Hermann Cohen, e anche a partire da una formazione kantiana, lo porta a rileggere, rideclinare e riaffermare la verità del messianismo proprio in una direzione etica. E lo fa sulla base di due categorie fondamentali, che sono la categoria del futuro e la categoria di umanità. Il messianismo non è altro che questa traduzione confessionale, ma che lui vuole dispiegare da un punto di vista filosofico, di queste due categorie. Una categoria che riguarda l'umanità e l'altra che riguarda il futuro. Riguarda quindi la speranza e la possibilità di una umanità che abbia in qualche modo speranza, ma è un'umanità che lui comprende sotto la luce, nella luce del cosmopolitismo kantiano, quindi un pensiero di universalità e di speranza universale. È a partire da questo tipo di pensiero che Hermann Cohen propone, ecco, sia nell'etica della volontà pura, ma poi soprattutto nella religione della ragione, dalle fonti dell'ebraismo e anche in numerosi altri testi,
anche minori che lui dedica al tema, a partire da quest'opera, da questo ecco, impianto concettuale che prende piede poi tutta la tradizione del messianismo filosofico, che avrà declinazioni in Rosenzweig, nella Stella della Redenzione, che avrà altre riletture anche in Benjamin, quando nelle tesi sul concetto di storia presenterà appunto l'innesto tra una visione in qualche modo anche vicina al mondo marxista, ma pienamente anche erede di una tradizione ebraica. Tutto questo movimento che prende forma tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento sarà poi al centro delle riflessioni degli autori che prendiamo adesso più specificamente in esame. Quindi, anzitutto, Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas che propone una lettura sostanzialmente etica della tradizione ebraica e nello specifico del messianismo. Il messianismo non è anzitutto la affermazione tradizionale di una fede in ritorno o in una venuta di un messia, ma il messianismo è una vocazione, afferma lui, è la vocazione personale degli uomini. Cioè è quel momento in cui proprio nella soglia dell'attesa di un messia che potrebbe ma anche non potrebbe arrivare che l'essere umano scopre una propria dimensione etica in cui l'attesa costituisce il tratto fondamentale dell'agire, ma un'attesa che costringe anche poi alla responsabilità per l'altro che può venire in ogni momento, ma anche alla responsabilità del proprio agire nei confronti dell'altro. E quindi il messianico in Levinas viene a strutturare l'agire, viene a strutturare il pensiero e viene a strutturare la disposizione etica del soggetto che si fa carico di una responsabilità per questa alterità sempre veniente, mai possibile, mai determinabile nel suo arrivo. Mai determinabile nel suo arrivo. E Levinas struttura questo tipo di pensiero lungo tutta la sua opera, prima nei testi confessionali, c'è una ricchissima produzione confessionale di commenti talmudici di Levinas, a cui troppo spesso si fa poco riferimento, ma che invece va considerata come ugualmente determinante al pari delle opere filosofiche. E poi certamente c'è nelle opere di carattere filosofico, ricordiamo le due più importanti, Totalità e Infinito e Altrimenti che Essere, ecco, anche in queste opere emerge una rideclinazione, chiaramente con categorie proprie del logos filosofico, del logos greco, di quel concetto messianico che per lui era così centrale. E al centro di questo pensiero messianico c'è la verità dell'altro. La verità dell'altro che è sempre eccedente la possibilità umana di anticiparne l'arrivo, di comprenderne l'arrivo, di comprenderne la natura. L'altro non è mai l'altro che noi immaginiamo, è sempre un altro che ci sorprende. E proprio in questa sorpresa però la nostra capacità di essere in relazione viene sollecitata. E viene sollecitato il nostro essere responsabili dell'altro. Il messianismo quindi indica proprio questa disposizione etica dell'uomo. Una disposizione in cui si deve fare i conti con un volto dell'altro che sempre ci sorprende e che ci costituisce però nel nostro sorprenderci. Ci costituisce e fa sì anche che mai arriviamo a una definizione totalizzante dell'altro. Ogni definizione totalizzante dell'altro esclude la relazione. Il messianico invece indica proprio questa impossibilità stessa di definizione.
E c'è quindi questo pensiero che poi noi sappiamo in Levinas prende forma, concretezza nel volto, nel concetto di volto. E quindi il messianico dove è veramente esperibile? È esperibile nell'incontro con il volto altrui, con il volto di altri. È un'alterità che si struttura poi in un comandamento. È celebre l'espressione in cui Levinas ci fa presente che ogni volto è comandamento. E il primo comandamento che il volto di altri ci dice è non ucciderai. Quindi c'è un appello etico, c'è un appello che indica questa struttura morale dell'essere umano e che nel pensiero di Levinas trova proprio nel concetto messianico una delle sue forme più compiute. Ma questo pensiero di Levinas non è poi rimasto inascoltato, ha avuto delle ricadute in tutta quanta la tradizione post-fenomenologica francese. È uno dei più importanti autori che hanno preso seriamente in esame la proposta di Levinas è stato Jacques Derrida, spesso accusato, soprattutto in ambito statunitense, di essere in qualche modo un pensatore irresponsabile, un pensatore che ha fatto dell'intento decostruttivo l'unica sua missione ecofilosofica, ma che in realtà ad uno sguardo più attento si comprende invece abbia voluto mettere al centro della sua riflessione il pensiero della responsabilità, dell'alterità e di tutte quelle categorie poi proprio anche della morale e della politica che permettono di comprendere come sia tutto tranne che un filosofo dell'irresponsabilità. Derrida ha voluto dare seguito a un pensiero di ispirazione levinasiana radicalizzando la proposta di Levinas e radicalizzando anche in una visione universalistica e cosmopolita ancora più accentuata. L'ha fatto lungo tutta la sua produzione e specialmente l'ha fatto nella sua seconda fase, ecco, quella politicamente più impegnata, in testi come Politiche dell'amicizia, in testi come L'ospitalità, parlando appunto di tutti quei luoghi in cui quel messianismo filosofico, quel pensiero dell'alterità e del volto poi si traduce. E lui ha voluto offrire anche una differente visione, ecco, di quelli che sono i problemi e i drammi del nostro tempo. L'ha fatto parlando della questione della giustizia, l'ha fatto parlando della questione del perdono, dell'amicizia, sempre insistendo sulla possibilità che tutto ciò che noi normalmente riteniamo impossibile è proprio quello che messianicamente può avvenire. Lo fa parlando del dono, un dono che nella sua visione noi spesso concepiamo sempre nell'ottica dello scambio, ma Derrida ci fa capire che la struttura messianica dell'esperienza fa sì che un dono possa avvenire proprio quando è impossibile, quindi quando totalmente al di fuori di un'ottica economica, di un'ottica di scambio, di un'ottica di dare e avere. Il dono autentico si compie proprio quando nessuno lo può immaginare, probabilmente neanche chi sta facendo quel dono. È ugualmente per il perdono. Un perdono è autentico soltanto quando è perdono dell'imperdonabile. Un'ospitalità è vera soltanto quando è ospitalità incondizionata. Tutto questo pensiero dell'impossibile è proprio il pensiero di una esperienza che assume i tratti della messianicità. E quindi la messianicità è una forma dell'esperienza, non è
un dato confessionale, non è un dato che ha a che fare con una visione soltanto ebraica della vita umana e del mondo, ma una struttura dell'esperienza che dispone il darsi delle cose, il darsi delle relazioni, il darsi dei rapporti umani. Questo è uno degli elementi più fecondi anche per il nostro tempo, che è così segnato da invece eventi che tutto ci fanno pensare tranne che questa gratuità del dono, e spesso anzi ci fanno immaginare un mondo in cui le logiche dell'appartenenza, le logiche dello scambio e dell'economia diventano invece preponderanti rispetto a tutto il resto. Questo pensiero però messianico, che nasce con Cohen e poi attraverso tutta questa serie di evoluzioni arriva nel pensiero francese, in Derrida, in Levinas, è stato però fecondo anche in un'altra grande scuola filosofica del Novecento, che è la scuola analitica. E una delle intuizioni di questa ricerca era proprio quella di voler dimostrare come il messianismo potesse in realtà essere accolto anche da ambiti filosofici estremamente eterogenei, e certamente appare anche controintuitivo che una filosofia di ispirazione analitica possa aver accolto al suo interno un pensiero di questo tipo. Ma questa è stata invece proprio l'esperienza di Hilary Putnam. Perché Hilary Putnam nella metà degli anni 70 riscopre la propria origine ebraica. La scopre per delle ragioni molto semplici, delle ragioni di carattere biografico. Il figlio doveva fare il bar mitzvah e quindi lui si riavvicina in quel momento alla pratica religiosa. Una pratica religiosa che porta avanti con molta semplicità inizialmente e che però lo sollecita nel pensare la sua appartenenza, nel pensare nuovamente la religione. Ed è proprio in questo periodo che Putnam dà vita a tutta una produzione di carattere etico-religioso, in cui si mette a confronto anche con l'opera di questi autori. Bisogna dire che Putnam apprezza enormemente il lavoro di Levinas, fatta eccezione per il pensiero della sostituzione, che non riesce ad accettare pienamente, che non condivide, ma di cui comunque comprende la coerenza, e invece ha un atteggiamento molto più critico e molto più diffidente rispetto alla proposta di Derrida. Questo perché? Perché anche Putnam risente di quel pregiudizio in qualche modo americano, statunitense, che era presente nei confronti del filosofo francese. Perché? Perché Derrida era appunto percepito non come un filosofo in grado di dare un effettivo contributo nella costruzione di un'etica per il nostro tempo, ma in generale il suo pensiero appariva come un pensiero più volto a decostruire le categorie fondamentali della tradizione filosofica. Ma questo era vero, ma soltanto in parte. Non è un caso che nel 92 Putnam scrive Rinnovare la filosofia, formulando anche delle accuse importanti, ecco, a Derrida, ma Derrida proprio 2 anni dopo scrive un testo nel quale richiama alla verità fondamentale della decostruzione, che è invece un sovrappiù di responsabilità. Questo tipo di rapporto non si risolverà mai tra Derrida e Putnam, non avranno mai un modo di chiarirsi. L'unica cosa che però si può affermare mettendo in relazione questo tipo di pensiero, questi autori, è che invece tutti possono offrire un supporto all'altro.
E tutti però possono far comprendere come il messianismo tutt'oggi abbia delle possibilità, reali per formulare una nuova proposta etica. Una proposta etica che si articoli sul concetto di responsabilità, sul concetto di alterità, sul concetto di giustizia, infine sul concetto di compassione. Il concetto di compassione, soprattutto nell'opera di Putnam, acquista un significato centrale, perché per lui è il proprium di tutta una tradizione religiosa che è come quella ebraica. E lui invita quasi come fosse un testamento, ecco, la filosofia a riscoprire, ecco, il valore di un messaggio di tipo religioso. Io credo che questa sia in fondo la grande lezione di questi autori, tutti provenienti da scuole filosofiche differenti, ma tutti ugualmente capaci di lasciarsi interpellare da un'istanza religiosa, in questo caso dall'istanza messianica. Io credo che anche per noi potrebbe essere importante ripensare, ecco, proprio per il tempo che si sta configurando davanti a noi, una mutua relazione tra filosofia e religione. Perché? Perché intorno agli ambiti della morale si può dare un'estrema fecondità, si possono aprire percorsi di dialogo, di autentica collaborazione. E io credo che tra tutti questi nuclei l'istanza messianica sia davvero una delle istanze centrali. Questo è ciò che io ho voluto mettere in evidenza in questa ricerca, che spero poi anche presto possa essere maggiormente fruibile per un confronto, ecco, anche più approfondito. Ecco, spero di aver giusto dato qualche breve traccia, qualche breve linea, senza dire nulla di esaustivo, ecco, in questo momento, ma aver in qualche modo delineato le linee fondamentali di questo percorso storico-filosofico che nell'intreccio di filosofia e religione può ancora oggi darci da pensare. Grazie.